Vitturini si sta togliendo delle belle soddisfazioni con la nazionale, con il Pescara stai trovando meno spazio, ma al di là di questo il momento è difficile secondo te e come si può uscire fuori da questa situazione? Ma è comprensibile che trovi meno spazio quest'anno perché comunque la Serie A c'è tanta competizione, soprattutto sugli esterni, sui terzini. Ci sono veramente dei ragazzi molto bravi e quindi è normale che si trovi meno spazio. Ma da questa situazione si può uscire solo compattandoci ancora di più e cercando di fare tutti di più e di metterci qualcosa in più tutti quanti. Dario Zuparic in campo con la Juventus, in campo sicuramente anche nella gara con la Roma, ti stai ritagliando uno spazio importante in questa squadra dopo tanta panchina, complice anche le tante assenze. Sì, certo, non era facile per me, non ho giocato quasi 3-4 mesi una partita a 90 minuti e niente, vedremo, nessuno non ha detto che devo giocare a Roma, non si sa ancora. Certo, sarà una partita molto difficile perché dopo il loro passo falso con l'Atalanta saranno sicuramente più agguerriti e vorranno sicuramente vincere la partita, come giusto che sia. Comunque noi dovremmo provare a fare la nostra partita come sempre, cercando di rubare qualche punto. Ma noi ci crediamo fino alla fine, secondo me possiamo fare. Abbiamo già dato tutto e dobbiamo guardare avanti e niente, fare punti. Dopo la partita con la Roma ci sarà un ciclo da non fallire, Cagliari, Crotone, Bologna e Palermo, 4 gare che sicuramente in un modo o nell'altro incideranno sul campionato. No, esattamente, sono le partite che noi dobbiamo cercare, non dico di vincere, ma sono quelle in cui dobbiamo fare più punti possibile, quindi niente, prima del girone di ritorno noi dovremmo cercare di arrivarci con più punti di quelli che abbiamo adesso sicuramente. E tifosi, cosa ti senti di dire? Ma di starci vicino comunque, perché sappiamo dall'inizio che ci sarebbero state delle difficoltà, quindi noi ci dobbiamo mettere sicuramente di più e ce lo metteremo, però di starci vicino comunque. Fino a che non abbiamo preso gol abbiamo fatto benissimo e poi dopo siamo calati un po', ma secondo me abbiamo fatto una bella partita. Quando sei entrato in campo, insomma, che emozione hai provato in quello stadio con quell'atmosfera? Ma niente, per me è uguale, non cambia niente. Sì. Sai gestire l'emozione. Sì. Senti, ricordando tutta la tua storia a Pescara, da quando sei arrivato in B alla partita di sabato scorso, insomma, che pensi? Hai fatto un bel percorso, no? Una bella strada. Sì, sono già 3 anni e mezzo che sto qui. Questa è quasi mia città, i miei tifosi, mia squadra. Dopo 3 anni che abbiamo giocato Serie B, adesso giochiamo contro la Juve, Roma e... bellissimo. Quanto daresti per poter continuare a giocare in questa categoria, quindi per conquistare a tutti i costi questa salvezza? Tutto, anche a morire per questo.